Sesta edizione a Cortona del premio internazionale Semplicemente Donna. Sono sfilate storie di coraggio, di impegno civile e sociale. Ancora una volta al Teatro Signorelli, dunque, l'appuntamento per riflettere proprio nei giorni in cui tutti riflettiamo sulla violenza contro le donne, su come prevenirla. Tra le storie che più hanno toccato c'è quella di Filomena Lamberti, la donna che è stata sfigurata dal marito. Spero sempre che il mio messaggio arrivi soprattutto alle donne che non hanno la forza di denunciare, quella forza che non ho avuto io per tanti anni, però se tornassi indietro io non aspetterei tanti anni. Sintetizziamo con una frase che mi è venuta in mente oggi, che poi è il titolo di una famosa canzone: l'emozione non ha voce. Talvolta le emozioni sono talmente forti che non si riesce a trovare le parole. Tra gli eventi collaterali del premio anche l'incontro al MAIC tra le scuole e Marcello Viola, procuratore generale di Firenze, e Vittoria Doretti, la responsabile regionale e ideatrice del Codice Rosa. I dati sono stabili, però ci sono dei dati che rimangono inchiodati, restano lì e ci devono far riflettere, e sono il femminicidio, gli stupri e le molestie, quelle gravi, pesanti, sessuali, nel mondo del lavoro. Bisogna avere una grandissima disponibilità, prima ancora che capacità di ascolto, non trascurare alcun segnale, ecco, stare attenti a qualunque episodio che non deve essere minimamente sottovalutato. A volte si scopre, come voi sapete, che dietro, prima di un grave episodio di violenza, vi sono decine di segnalazioni. Bisogna capire che dietro anche un episodio del genere vi può essere qualcosa di più pericoloso. In questo senso è importante, ovviamente, dall'altra parte, che vi sia una capacità, una consapevolezza, anche il coraggio di fare emergere l'episodio. Quindi laddove ve ne siano gli estremi, di denunciare, di presentarsi, di chiedere supporto, senza paura di chiedere sostegno all'istituzione.